No, in Allegri non ci credo. Proprio per quello vedo favorito il Milan. No. No. Io penso che il Milan vincerà 2-1 invece. 2-1. Marcatore, il Anche il primo ce lo marcatore dice? Gianni, allora. Ci dice il Il marcatore. primo non lo so. Dai, Gianni, Diciamo sentiamo. che risorgerà, risorge De Ketelaere. No, dati, Bravo prego. Gianni, No, bravo bravo Gianni. Vabbè, Ma Gianni, Gianni, qui ma io mi sei. commuovo, ma già che tu mi sei particolarmente simpatico e qui adesso ti faccio questa confessione, ma tu non mi puoi dire Poi così. spero di Sì, ma è il sbagliarmi, fato però. questo, proprio, cioè, veramente De Ketelaere che sogna contro la Juventus, veramente, cioè, io non ce la faccio più, ragazzi. Io invece credo, ve lo dicono, che secondo me questa Juventus, viste le ultime due uscite, ha acceso il Con che turbo formazione Fube, intanto che, scusami, ti ho adesso, interrotto. Enrix, me le prendi? E Fube, secondo ragazzi, comunque Fube lo interrompo sempre. Paredes, McKennie, Kostic. Vediamola, Fube, se ce Ce la l'abbiamo, la mette formazione l'assistente probabile. qui, l'assistente la usa, la prende. No, Ok. stavo dicendo, secondo me la Juventus io la vedo in quel, sta prendendo, sta facendo il, è il periodo Allegri questo, è quel periodo dell'anno scorso, secondo me, della stagione in cui abbiamo tutti ridato più fiducia ad Allegri perché aveva fatto un filotto di vittorie. Secondo me questo Io Milan Giulia, potrebbe essere, ho niente, sentito parlano Juventini loro, vada a dissociarsi cagare. da questa No, dico nel formazione. frattempo, adesso leggiamo la formazione. Nel frattempo, mi fate partire un po' in chat, se la E io chat una se cosa mi posso fare? Sempre favorita. l'assistente, prego. Bene, No, vedo, voi vedo vedete che il De fermo calcio. Ketelaere non Ah. gioca. Bene, ci ho preso allora. Grande No, Gianni. ma secondo me sono sbagliate le formazioni, ragazzi, perché ho sentito, è la Gazzetta, io faccio sempre affidamento a questa, ho sentito Juventini Mamma mia. lamentarsi della formazione della Juve dicendo che non sarà questa, Comunque non e ha letto, ragazzi. giornalisti dire che giocherà De Ketelaere, quindi Un non lo attimo, so. scusate, mi fate il poll, perché l'ho anche imparato a pronunciare bene, un poll in chat, quindi se per la chat finisce 1 X o 2, solo questo, dai, una domanda chissà chi. Voglio capire un po' quello Cioè, che quello stai mi dicendo. toglie la condivisione schermo per farmi fare il poll. Perché non ha Io voglia di voglio il farlo lui. poll. Sei imbarazzante, Fube. Senti, zitta e Voglio il lavora tu. poll Fai la tua perché. gavetta, per favore. Dopo un anno vieni qui e mi dici: non lo faccio. Scusate, sono partiti 7-8 alert per colpa di Alex. No, volevo dire, ma Dicono che invece la forse. formazione della Juve è giusta, quella che c'è scritta. Ok. Quindi chi gioca? Scusate, mi sono persa. Signor Gianni, Chi potrebbe gioca? essere che allora Milan. Te la leggo, Giulia. Grazie, Szczęsny, scusa. Alexandro, vabbè, ho capito. Szczęsny, No, pure Alexandro, scusa. Bremer, Bonucci, Danilo, Kostic, Rabiot, Locatelli, Quadrado, Milik, Vlahovic, 4-4-2. Allora, Ma penso che Alexandro, no, la Juve sia ridammelo più un forte attimo. Ma dov'è Fuve? Continua a toglierla, non so perché, è pazzo, evidentemente. Allora, Eccola qua. Danilo. Che dici, Gianni, di questa formazione? Ti La convince? Juve è Vada a costretta a cagare. giocare così. Adesso puoi togliere Locatelli e mettere McKennie, ma è l'unica cosa che puoi cambiare, quindi Ma non vedo. Paredes, un attimo, non ho capito, gioca Paredes? No, no, non Paredes. gioca. Secondo Perché non questa gioca formazione, Paredes? no. Ma secondo me Oh, Paredes è no, 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 un no, scusate, no, io penso che giocherà Paredes, Ma anche per Rabiot me. e McKennie o Locatelli. Quindi siamo Assolutamente. d'accordo che siano sbagliate queste formazioni. Secondo me Ok. sì, o poi magari è giusta, però io penso che giocherà Paredes, Anche secondo Rabiot, me. McKennie, Ok. secondo Per quanto riguarda il Milan, invece, me. Mi Alessandro? fai vedere la maglietta, Gianni? Mi fai vedere la Quale? maglietta? Quale? La sua, quella che hai indosso, Scusami, credo. quella che hai su. Questa? Armani, Armani, Armani. E A sarebbe esonerati Allegri. No! Dai, vabbè, maestro, ma tu sei. Dai. Adesso compreranno tutti gli Juventini, ci sarà una percentuale, un incremento di Ragazzi, acquisti delle oramai magliette Emporio Emporio Armani Armani da domani parte della fa il tifoseria Juventina. botto Emporio Armani. Incredibile, ragazzi. Invece, formazione Milan. Per formazione Milan è molto semplice, Vada secondo me, Enrix che visto che prendo. abbiamo solo quelli. Sì, te la leggo. Non ci vuole Tatarusanu. tanta fantasia per la formazione Milan. No, c'è il ballottaggio Diaz De Ketelaere. C'è il dubbio se inserire Gabbia e spostare Kalulu a destra in modo da non esporre Dest a Ti vedo. un'ennesima brutta figura, anche perché poi dall'altro lato
c'è Kostic e Alexandro che spingeranno, e quindi lasciare Krunic in un ruolo già non propriamente idoneo alle sue caratteristiche, anche se poliedrico e polifunzionale, si adatta ad ogni ruolo. Il buon Rade però sta di fatto che il Milan manca della corsia destra, e di conseguenza lo vuole rafforzare con Kalulu, probabilmente inserendo Gabbia, visto che è anche un giocatore che insieme a Tomori può completarsi in maniera più per caratteristiche, più intendi. Scusate, certo. La ripetizione. Ma Alessandro, scusa, ti chiedo questa cosa qui, cioè la chiedo un po' a tutti, a te e poi agli altri, ma provare De Ketelaere a destra proprio non è un'opzione? Cioè, nel senso, lui non lo vede proprio in quel ruolo lì, e magari Diaz trequartista, adesso che c'è che abbiamo l'emergenza lì. Secondo me è più il contrario, Giulia. Che come esterno contrario, cioè mettere Diaz a destra. Sì, secondo me ha più senso quello. Buonasera. Cos'è questa pubblicità? La Harry, ma sei venuto? Sono molto contenta. Stasera non me lo trattate male, che oggi tantissimo, Harry. No, stasera siamo in pace e in peace and love. Ma hai chiuso un contratto con Coca-Cola, Enrico? Un po'. Sì, eh? Questi giorni lo stanno un po' maltrattando, Enrico, ragazzi. Quindi dobbiamo. Fabio, che ne pensi della Coca-Cola, Fabio? Vabbè, ho capito, però allora facciamo gli assist, dai. Gianni non viene più bere quella. L'unica cosa che vi dico sulla Coca-Cola è: bevete quella normale e non quella zero. La Coca-Cola normale ha lo zucchero bianco, quindi la barbabietola, che è una verdura, mentre la Coca Zero c'è l'aspartame, che è una cosa abbastanza chimica. È vero, giusto. Assomiglia all'ossilitolo, è uno zucchero chimico molto meglio. Ha più io male la Coca Zero. Va bene, ragazzi. Ragazzi, io vi voglio bene. Vi voglio bene, giusto? Apriremo un canale dedito solo all'alimentazione con conduzione Fabio Bello. Mi piace parlare un po' di alimentazione. Certo, è bellissimo, ragazzi. Sono d'accordo. Posso sapere, a livello di zuccheri fa ingrassare più la Coca Zero che la Coca normale. Sono d'accordo. Certo. Però ogni tanto fondo di Coca-Cola Zero, Fabio. Ma poi attenzione, perché quegli zuccheracci lì che ci sono nelle cicche, lo xilitolo, il maltitolo, l'aspartame, sono dei zuccheri moderni che sono 200 volte, scusate, più potenti dello zucchero normale, che è la canna da zucchero, la barbabietola da zucchero, sono delle verdure. Attenzione, perché ci sono stati tanti casi, adesso qua non vorrei addentrarmi, ma tolgono l'appetito, quindi anche tante ragazze che hanno avuto problemi, che non sono un medico, mi dissocio adesso, però occhio ai grandi, cioè ci sono stati ragazze che hanno problemi col cibo e grandi mangiatori di cicche che avevano questi zuccheri, non le cicche, attenzione, perché le vecchie cicche avevano zucchero normale, le gusto lungo, le cicche moderne hanno questi zuccheri che poi tolgono l'appetito, quindi poi vabbè, ti viene il reflusso del gastrico. Bravo, mamma mia, Gianni, ma tu vedi che Gianni parla poco, però c'entra sempre il sputa fatti, il bro sputa fatti. Tornando un attimo sul calcio, proprio giusto un attimo, Harry, stiamo parlando della partita di domani. Della sfida tra Milan e Juve, come la vedi tu? Stiamo facendo un po' di pronostici, abbiamo visto la formazione del Milan, tu che dici? Ma io mi gioco la Juve. Comunque vedete che è un po' tutti. Juve. Cosa stanno dicendo? Parla subito l'addetto ai pool, eccolo qui, prego. In chat ti faccio già vedere il pool, Giulia, è stato fatto prima, dicono 2, vittoria della Juventus. Ma guardate che il calcio è sensazione, le sensazioni non sbagliano, ragazzi. Per me, ma fai il pronostico dopo che ha perso col Chelsea il Milan 3-0, quindi esatto, Enrico. Bravo, detto questo, no, ma non è tanto demerito Milan. Proprio per questo io dico che vince il Milan, perché sapevo che tutti dicevano che vinceva la Juve. Professionalità invece da parte di Gianni Bianco. Ma ragazzi, domani vedo letteralmente. Ci sono fatti abbagliare da questi 6 gol in 2 partite contro i morti viventi. E poi il Milan che ha perso a Londra. Allora pensano adesso andiamo a Milano, gli diamo Gianni, poi magari succede.
Gianni, sicuramente ti dico, cioè, non sei una persona, non è oggettiva se dice che sicuramente è una partita difficile da vincere, però considerando i rientri dei giocatori, un Di Maria che da quello che ci ha fatto vedere, 3 palle toccate, 3 assist, cioè, Di Maria è squalificato, non ci avevo pensato, ragazzi. Sveglia di Fube, questo è il problema. No. E allora io torno, non ci avevo pensato. Di Maria è l'elettricista della Juventus. Bravi, allora, sistema i problemi. Io salgo sul carro di Gianni Bianco, ufficialmente, ragazzi. Però, Gianni, non ci avevo riflettuto, scusami, del rosso. No, volevo dire, Gianni, però i morti viventi poi li devi battere, visto la Salernitana per la Juve, ma la Roma, la Lazio, cioè tutti quelli l'Inter. Quindi tu i morti viventi, se non stai concentrato, non li batti. Quindi se li batte, non è che non va bene neanche se batti i morti viventi, se non va bene mai. Ma infatti io non ho detto che non va bene, ho detto che però tanti tifosi si sono fatti abbagliare da queste due partite, che la Juventus doveva vincere anche con il Monza, con la Salernitana, eccetera eccetera. Si sono fatti abbagliare da queste due partite, 6 gol, che per poi per la Juventus è una cosa, no, rara, e tanti si fanno abbagliare da questo. Ma quindi perde per me perde 2-1 la Juve. Ah, ok. Ah, io spero di sbagliarmi, Guarda, ho preso due pronostici, il risultato secco negli ultime due partite, io spero di sbagliare questo, perché se no, se li becco tutti, farei un altro mestiere, farei i pronostici. Io spero di sbagliare. Non è un mestiere, però. Gianni, tra l'altro. Devi portare rispetto alle persone che studiano e si impegnano, Enerix, ok? No, così per dire. No, ragazzi, nulla, io domani, sinceramente... lavoro allora. No, secondo me non state leggendo la partita, cioè secondo me domani è arrivato lui, attenzione. Vai, prego. Magari sbaglio, prego, maestro. Vai. Ma prego. Secondo me domani ci sarà letteralmente un dominio rossonero, ma proprio una di quelle lezioni di calcio che verranno ricordate per anni e anni e anni, ma non tanto per il momento in cui arriva, perché sì, il Milan arriva da una sconfitta per 3-0, sì, la Juve arriva da un vantaggio, da un risultato positivo contro il Maccabi Haifa, temibilissimo Maccabi Haifa, che tra l'altro fa anche 20 tiri nella stessa partita. Secondo me domani il Milan domina e stravince, ma 3-4-0, cioè sì, proprio tanto più. Io penso un 2-1, perché anche il Milan non lo sarà più di tanto. Io penso che sarà una partita con un risultato proprio. Si mola, Enerix. Io vi ricordo solo che in porta noi abbiamo Tatarusano, ma solo così per dirvelo, solo così per farvelo sapere, no? Perché tu mi dici che il Milan domani prende 0 gol. Ma non tira in porta, Giulia, la Juve? Come tira in porta senza Di Maria? No, però, Enerix, ci sono due dati da dare. Mi pare che l'anno scorso, se no correggetemi, c'è stato un Milan-Juve dove, diciamo, poi siamo stati accusati da italiani di aver mostrato uno spettacolo indegno. Era Milan-Juve, giusto? Sì, 0-0, penso intendi, no? Esatto. Dopodiché c'è un altro dato. Nessuna squadra di quelle che facevano cagare quando la Juve era forte, cioè tutte, tra un po' la Roma, un po' il Napoli, nessuna ha messo in difficoltà la Juventus come il Milan. Il Milan li ha sempre messi in difficoltà, poi perdeva, ma il Milan avrebbe meritato un sacco di volte di pareggiare o vincere con la Juve. Quindi io non sono cerco di essere oggettivo. Qui credo veramente che per situazione tattica, motivazione, uomini, schema, tutto il resto, domani la Juve abbia, non dico vita facile, perché il Milan poi sempre... Però credo che sia un 2 abbastanza scolpito nella pietra. Va bene, vedremo che avrà ragione, Fabio. Vediamo, i pronostici li abbiamo fatti. Allora, io ringrazierei gli ospiti, se siete tutti d'accordo, i pronostici li abbiamo fatti, la chat abbiamo visto cosa ha votato, io ringrazierei gli ospiti, che ci facciamo adesso una rubrichina veloce, un po' leggera, almeno vi libero. Certo. Libero, faccio sana libera a tutti, poi se invece il maestro vuole rimanere, rimane. Ah, io saluto Gianni. Gianni, stasera diciamo che è stata una live un po' particolare, però secondo Gianni, me... Gianni, ti saresti mai aspettato di finire a parlare di batane, batate? Sinceramente pensavo di essere a medicina 23-24. però Gianni, no. Ti sei divertito sì o no? Sì, no, soprattutto pensare a Fabio, che è diventato anche dottore, non lo sapevo. Io sapevo che era politico, che parlava di calcio, che... Beh, dottore, scoperte nuove, diciamo. Grazie Gianni. A proposito Fabio, ma non per una consulenza medica, ma in questi giorni ti devo chiamare. Che ti Sì, quando vuoi. Che non per consulenza medica, assolutamente. No, lo so, non hai bisogno.
Ciao Gianni, Gianni, in bocca al lupo, in bocca al lupo per domani. Aspetta un attimo, Alessandro, mi devo dire una cosa, fammelo salutare. Ciao Gianni, in bocca al lupo per domani ancora. Alessandro, cosa dobbiamo dirgli adesso? Ale, no, ti volevo dire, facci sapere il gruppo sanguigno. Questo ti volevo dire. Sì, vado a cercarlo. E poi Ale, ti volevo dire anche un'altra cosa, che però non so se ti ricordi, ma l'ultima volta che sei stato ospite live da me, il giorno dopo c'è stato il derby. E tu l'hai fatto apposta, Giulia? No, l'ho fatta apposta. Però e Alessandro aveva anche detto, avevi detto qualcosa, Ale, avevi predetto qualcosa prima di quella partita lì, te lo ricordi? Ma no, non mi ricordo nello specifico, anche perché non mi lancio mai in pronostici. Infatti, avevi fatto più o meno così. Va bene, esatto, una cosa del genere avevi detto. Però dico solo una cosa, il Milan, e questo è serio, il Milan difficilmente sbaglia due partite di seguito. Ah, ma che gufata però, Alessandro. E invece domani la matematica verrà distrutta. Daoud, ma come? Daoud mi dà dell'imbarazzante. Daoud, ma che fai? Sono d'accordissimo con Daoud. Sono d'accordo anche io. Ma qui abbiamo chiamato. Ma qui la scaramanzia addirittura. Ma poi voi mi insultate. Grazie Alessandro, alla prossima. Alessandro, è stato un piacere. Per domani. Piacere mio, ragazzi. Alessandro, te li ricordi quelli che portavano in giro le modelle con i capelli lunghi e magri che facevano Hollywood Show? Come no, ricchi, ne voglio. Mitici, magri così, con i pantaloni attivatissimi contro la moda, i capelloni, no, che portavano in giro. Ragazzi, allora, gli anni che ho vissuto io, non c'erano i cellulari, non c'erano gli smartphone. Ho qualche video, ho trovato qualche schedina di qualche cellulare vecchio, pixelati e tutto il resto, ma è tutto qua. Tutti ricordi sono Alessandro. Qua. Tutti in mente, tutti scolpiti. Tutti in mente, compresi tutti i giocatori e le scene borderline che vi racconterò off records una volta su alcuni giocatori. Alessandro, noi ti salutiamo. Facciamo uno speciale una volta, Ale. Ne ho visto, grazie ancora. Salve Ale, buonanotte. Maestro, saluto anche lei. Cosa ne pensa del futuro dei nostri giovani? Non posso consolare Enrico, cioè Enrico, sono molto preoccupata. Che ne pensa del futuro dei nostri giovani? Enrico, un uomo finito, ma che ti è successo, Kame? Comunque, guarda, in chat leggo un sacco di messaggi. Io sto con Enrico. Cioè sono tutti con Enrico, comunque, dicono in chat. Devo dire una cosa, spezzo proprio una mini lancia, dico la mia. Comunque secondo me Enrico è una delle poche persone che comunque ci mette la faccia e dice quello che per lui è la verità, senza preoccuparsi poi troppo. Quindi magari sei un po' scomodo su queste cose, Harry, però dai, che alla fine ti piace pure, su, dai. No, guarda, mi piace pure, però sei, te l'ho detto, non si va sul personale, non mi piacciono cose proprio private, cose di lavoro, queste cose non vanno bene e quindi... poi prenderemo provvedimenti, adesso vediamo come e quando, insomma loro pensano, non è che sono deficiente perché ho occhiali uguali al giacchetto, sono un coglione del villaggio, io coglione non mi ci sento, così lo sto dicendo, così ascoltano, si parla a nuora perché suocera intenda, funziona così, e quindi Mourinho poi ci mette del suo, a lui fa il fenomeno, è bravo, però io sono sicuro che se gli faccio la domanda lui mi dice io ho vinto 26 scudetti, sicuro. E io mi vado al garage, io questa cosa. Allora lui viene a casa mia, lui viene a calciomercato.it, viene OCV, viene a Radio, e ci parliamo. È invitato ad OCV ufficialmente, Mourinho. Mourinho ufficialmente invitato ad OCV Sport. Comunque c'è un Damiano Erfaina scatenato che ride come un pazzo. Damiano si fenomeno. Limitasse a fare le risate in chat. Si limitasse a fare le risate in chat. Ecco un altro che fa il fenomeno. Sei meno di quei fenomeni che insultano Camelio. Non sei meno. No, non me ne frega nulla. Poi ti dico la verità, sono molto arrabbiato perché questa cosa è una scelta editoriale, non mia, perché io lo sai, io le cose le dico, non me ne frega un cazzo. E non volevamo dirlo, aspettare un pochino, sapevamo che insomma ce l'aveva con noi, in particolare con me, e proprio qualcuno che lavora da noi in radio oggi l'ha detto ufficialmente, non l'ho trovata una cosa molto carina perché l'ho decido io se dirlo o no, non lo decidono altre persone per me, quindi questa è un'altra cosa. Mi dispiace Enrico, mi dispiace sinceramente, ti sono vicino. Sì, insomma, le cose non ho risolte di peggio, quindi non è che mi mette paura Mourinho della Roma, a me non me ne frega un cazzo, quindi... Caro Giuseppe, non mi metti paura. Diciamo che no, nella comunicazione addirittura non mi metti paura. Ah, giusto, fa bene a comunicare in modo forte. Va bene così. Ma Enrico, forse pensi che tutto questo è dettato dall'amicizia per Faina, magari?
No, ma non ho capito, ma Erfaina, sta prendendo le tue parti, perché no, non lo sta insultando in chat. No, ma Faina quando è stato in difficoltà io l'ho difeso, e lui quando è così si lava le mani come al solito. Non avevo dubbi, perché Faina ti ha buttato in branco ai lupi e tu ne stai uscendo da solo come capo branco. Ne uscirai più forte, Enrico. Comunque, intanto qua davvero la chat è proprio un tripudio di amore per te, Enrico. Quindi, quantomeno, c'è chi ti capisce. Faina, lei è una banderuola, Faina. Lei banderuola. Harry, ho letto un commento in chat che diceva che se i romanisti fossero tutti come te, la Roma avrebbe vinto 10 scudetti. Una ma cosa questo non c'è dubbio. No, una cosa la posso dire, avremmo sicuramente vinto di più, perché si è passati... che per lui Patrizio era Buffon, io me lo ricordo, un fenomeno sciomuro dopo tutti i fenomeni erano, io me lo ricordo, eh. Adesso ce lo siamo scordati, vabbè. Comunque la Roma è sesta, caro José, e terza in Europa League. No, visto che vogliamo parlare di calcio, prego, manda un messaggio a Mourinho. E il primo obiettivo la Roma già è saltato, non so se lo sapete. Qual era? Perché Mourinho, adesso glielo dico io, caro José, te lo ricordo, avevi detto che la Roma doveva arrivare prima per non fare sfidare quella che scendeva della Champions. È fallito, perché Roma adesso è quasi impossibile che possa arrivare prima. Così, no, te lo ricordo, visto che se vuoi parlare di calcio, qui sono dei fatti, non te la prendere con me. Sputa fatti il bro. Caro José, un saluto da Enrico, il King Camelio. Dunque, José, noi ovviamente ti daremo molto volentieri il diritto. Ovviamente il signor José Mourinho, quando vorrà, se vuole vedere il futuro e venire su Twitch a rispondere ad un giornalista, che è un qualcosa che non è mai successo nel mondo, e visto che la Roma mediaticamente si muove benissimo, può tranquillamente venire a rispondere qui, signor Camelio. Comunque, cioè, Damiano dice: ma come, caro José, ma lui pensa che Mourinho guardi le sue live, Enrico? Evidentemente sì, Damiano. Guardi le tue live? È geloso, sì. Damiano, se tu non facessi tutti quei pareggi, magari qualcuno ti risponderebbe, perché tu una volta dici José è bravo, una volta non è bravo, e così non ti prende in considerazione. Quando qualcuno non ti sta bene, si fa il nome e cognome, io lo faccio, insomma. José, vieni in live, quando mandate il link a Mourinho, per favore. Fabio, cos'è che Fabio, che dieta consiglia ad Enrico per tranquillizzarsi un po', che lo vedo un po' agitato. No, Faina, non rida, mangiare, che la sta distruggendo pubblicamente. No, non è agitato, lui ha... tu fai l'avvocato, lui andate sa lì. Il fatto e sa cosa dire. Tu hai capito cosa è successo, Fabio? Sa che Enrico sa che José gioca con i tranelli, lui invece vorrebbe una tensione regolare. A livello di tranquillità ti consiglio camomilla romana, assolutamente, 5-6 fiori e poi del Ribes per la respirazione, e poi nulla, cerca di mangiare leggero, che i pensieri ti vengono molto più fluidi e più granici. Guarda, stasera ho mangiato lo stinco. Sei, Harry, scusa, che gruppo sanguigno sei? Enrico è A. Enrico è A, secondo me. Che gruppo sanguigno sei, Harry? Perché qua ci abbiamo fatto tutta una cosa stasera. Guarda, io non lo so, però ti posso dire, io lo dico pure a José, così è contento. Io non solo sono donatore di sangue, porto tutti i miei ex alunni con me a donare il sangue, andiamo in 25-30. Molto bella questa cosa, molto importante. Questa è molto, molto bella. Infatti... gli infermieri mi adorano, e certo. Non lo so, però sai, non me lo scordo sempre che il gruppo sanguigno no. Vabbè, controlla, Fabio, secondo te? Ma cazzo, fa il donatore, non sa cosa dona. Non lo so. Però, ti vorrei vedere una macchina, che macchina hai? Aspetta che non mi ricordo. Ma come, saprai che... Non lo so, Enrico gruppo A la macchina. Non sembra, però Enrico è abbastanza energico, però è molto analitico. Esatto. E quindi anche lui, come per Alessandro, sono indeciso tra... Dipende. Stasera ha mangiato lo stinco, cioè ha mangiato il maiale, no? Che è una delle cose che fa... Calcola che il maiale, che a sua volta mangia tutto, mangia... Pure, dammi. Mangia l'arancia. Ragazzi, i maiali non mangiano le arance, quindi quando io rompo i coglioni che l'arancia fa male perché blocca il sistema immunitario, il maiale che mangia il cherosene e la benzina, non il cemento, non mangia le arance perché non sta bene con le arance. Quindi fate voi il maiale come sensibile, figuratevi noi a questo frutto del cazzo indocinese che fa malissimo, mentre il limone nostro... Aspetta, cos'è, mi sono persa, cos'è che fa malissimo? L'arancia, Giulia. Fa male l'arancia? Quando sì. Finiscono le arance... Finiscono. Ah, vabbè, Fabio, senti, però qua... Ma come? La spremuta d'arancia la bevo a volte. Ma infatti c'è l'acidità per tutto il giorno, Giulia. Ma io non so l'acidità, ragazzi, io sto benissimo, non sto mai male, ma... Cioè.
Ecco, bene. Tu stai bene con la seduta d'arancia? Sì. Io tutte le volte la bevo, sto male, do ragione a Fabio. No, allora, certo che se mi prendo spremuta d'arancia e caffè, per dire, ovvio che non va bene perché è troppo acido, quella, però se mi prendo ogni tanto una spremuta... Quella dipende, perché l'alimentazione non è solo cosa mangi, ma è la combinazione alimentare. La pasta, non so, se tu mangi... Adesso io non mangio pasta, non mangio glutine, però se tu prendi una pasta di grano nobile e la mangi sola va bene. Se mangi dei fagioli va bene, se fai pasta e fagioli va bene. Però okay. Io dico che l'arancia non va mai bene, comunque chiedetelo al maiale. Il maiale mangia tutto, non mangia l'arancia. Fate la prova, quindi sta male. Devo dire che se Enrico stasera ha mangiato lo stinco di porco, c'ha un bel fisico, quindi dipende come sta, lo vedo un po' ingobbito. Come stai? Com'è? Stai ruttando? Ti senti appesantito? Alka-Seltzer? Cosa farai? Guarda, io non me la prendo, lo sai perché? Perché voglio stare ancora incazzato, quindi bravo. No, ma dopo questo. Harry, scusa Harry, ma posso dire una cosa? Ma sei sicuro che si riferiva proprio a te? Cioè, magari intendeva un po' in generale, cioè la radio in generale, cioè, capito che ti voglio dire? Sei sicuro? Per me vince Camelo 100 volte. Ma Camelo, già solo essere, cioè, arrivato a Mourinho è una vittoria, ragazzi. Ma io preferisco 100 Camelio a 100 Faina. Fandi cuori per Enrico Camelio. Ragazzi, io l'ho detto, Camelio è mio padre, cioè, nel senso, io sono fierissimo di come, cioè, di come si comporta Enrico. Significa avere personalità, signor Faina. Forse lei dovrebbe impararlo invece di cadere sempre in mezzo, pur di scroccare delle scene e dei tag da dei calciatori per fingere di essere uno di loro. Signor Faina, potresti tranquillamente anche tu prendere posizione in questo mondo, no? Che prima offende il Murici e poi ci fa cena fuori dicendo che è il miglior giocatore della storia solamente per scroccare due cene, signor Faina. Scusatemi questo sfogo contro Damiano, prego. Fabio, se indovini la macchina che ho, ti invito a cena al ristorante importante. Ma non lo so, ho dei dubbi, perché hai la barba molto perché tu sei un coraggioso, gli zero sono molto molto arditi e coraggiosi. Potresti essere uno zero anche tu, poi se maiale la sera, la tua età, vuol dire che il fisico ce l'hai. Dovresti essere zero. Tu doni a tutti, scusa? Dono la mia intelligenza, sì. No, il sangue. Anche dono, ma tu dicevo il sangue, a chi lo doni? No, vado all'ospedale e basta, poi lo fanno loro. A tutti, sì, ma lo doni a tutti, perché lo zero può donarlo a tutti, no? No, ma non so quale gruppo seguito. Stai sul cellulare, ce l'ho assegnato. Quando finisco la diretta, poi te lo segno. Dai, faccelo sapere. Ma solo la io macchina, sono più tre minuti. Io voglio sapere anche che macchina hai, però, Henry, a questo punto. Io lo so, tu mi io sembri lo so. Da me un tipo da Mercedes. Vabbè, Fabio lo deve indovinare. Io lo so, Dai, Fabio, indovina la macchina di Henry. No, io non sono bravo con le macchine. Due da Mercedes. Dai, tu l'hai detto. Non lo so, la Prince. La Prince? Che era? No. Okay, allora, ti do un indizio, Fabio, ti do un indizio. Cioè, sembra un po' un trattore. Ma che dice questo? No, vabbè, bestemmiare così no, eh. Oh, a me quella macchina fa pensare a un trattore. Un uomo vero, cioè, voglio dire, James Bond non guidava il SUV, guidava la Aston Martin, le BMW, quindi io non parlo con chi compra le macchine che sono dei caro attrezzi, quindi non ci... Allora non ci puoi parlare. Che macchina hai, Harry? Aia. Ma basta che Range non sia... Rover. Aia. Range Rover, Harry. Defender, però rimesso a nuovo, quelli un po' vecchiotti, capito? Però sì, ho capito. Ma hai la casa in campagna tipo Montesano? No, mi piace, l'ho fatta come la volevo. Quella non è un SUV, è una macchina che ha fatto, sì. Infatti, no, allora ci sta. È un po' Fabio sta ritrattando un attimo. No, mi dispiace quanto, cioè, si era creata una sintonia incredibile per un Defender, no, si è rovinato tutto. È vero. I SUV sono delle merde, infatti sono catalogati come motocarri. Un uomo vero non compra un SUV. Un uomo vero c'ha una... Ragazzi, la Jeep è da uomo vero, poi anche un chat, che macchina hanno gli uomini? Madre, pallica la macchina, quella è scrotale, non va. Un classe A, Fabio? Sì. È nato male. Sì, è vero, è nato grande. Gli ultimi sono belli, però, dai, sono carini. L'ultimissimo, sì, l'ultimissimo
è carino, però devi andare. A me piace. A me scusa, piace. Ma a questo punto, signor Bergomi, lei che macchina ha? A me. Io c'ho una serie 1M. Bella. La BMW? Sì, ma Total Black con i fari neri, cioè tutta tamarra, un po' tamarra. Posso dirvi la macchina secondo me più bella che c'è al momento in giro? A me piace, allora, vi dico le mie tre preferite. Allora, Q3 Sportback, secondo me top, atomica. Porsche Macan. Ah, vabbè, dai, questo fa... No, vabbè, di macchine, Giulia, ti prego. A me piacciono queste. E poi ti dico... il Panamera. Ma ho capito, però no, vabbè, le stiamo dai, dicendo vabbè. La macchina dei finti ricchi, dai, adesso dai, Fabio, Fabio, no, 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 dai. Vabbè, allora prendi la Ferrari, allora ne prendi, ah, sapete pure, no, non mi dispiace pure, no, devo dire che una macchina che comunque costa, a me non dispiace neanche l'Evoque. Oh, comunque Porsche, se comunque ce la vuoi mandare una, vai tranquillo, comunque, Fabio, ma Fabio, cosa di questa, Fabio, standard, di questa cosa ne pensi, Fabio? A me piace particolarmente questa, la Batmobile, no, ma ragazzi, è tamarra. È bella, dai. La MG. Che cos'è? La Mercedes AMG. Sì, la MG, però la MG significa sportiva praticamente, c'è un modello in realtà. È carina. Ma certo, è un proiettile. Ah, sei. Grazie Fabio. Io vi giuro, ragazzi, adesso vivo per l'approvazione di Fabio Bergomi. Non lo so perché... Sì, ma Enerix, quella sai quando te la puoi comprare tu? Neanche fra tre vite, neanche i nipoti dei tuoi figli, se raccolgono i soldi la comprano quella. Amico mio, io ti voglio bene. Ma quelle macchine costano 150, 90. Comunque sentite, secondo dove me... andiamo noi? Noi facciamo streaming su Twitch, Enerix. Noi siamo i barboni nuovi del 2000. Noi siamo i barboni digitali, Enerix. Tragici, mamma mia. Noi, no, noi siamo dei barboni del web. Avete 20 anni, c'avete 20 anni. Giusto. Però, dice la speranza che stiamo morire. È duro oggi. Guarda che oggi è difficile, non c'è spazio. Poi sono tutti vessati, i giovani, non hanno, gli tarpano le ali, i pensieri. Come fanno a fare il grano se non hanno la libertà di pensare? Li costringono a pensare in un certo modo. Il grano è libertà, è creatività. Invece... Fabio, comunque Giulia, se tu per esempio... puoi regalarmela una, mandamela, nel senso... vedendo gli standard, se ti dovesse succedere che ti lasci col fidanzato, tieni il mio numero salvato. Ma chi? Tu, visto gli standard delle macchine, Giulia, potresti... Cioè, stai chiedendo di lasciare il fidanzato per te. No, non è che chiede di lasciare il fidanzato. Dovesse succedere che ti manca un compagno per un tot di mesi, la faccio quella vita, se vuoi. Giulia ci sta provando con te, Giulia. No, sto scherzando, Giulia, ovviamente. Io d'estate e fa caldo, bevo. No, tu bevi d'estate perché mangi male. Perché io d'estate con 40 gradi non bevo. Non perché mangio bene, non ecco. Bevo. Ma non fa male, ragazzi, non bere, io vi giuro, io non so se io Enrico così non lo posso vedere, ma lo vedete? È distrutto, triste, un uomo completamente andato. Cioè, Harry,